effettivamente, come dicevamo, la certificazione halal è diventata un'esigenza nel momento in cui ci si è resi conto che la comunità islamica in Italia non è una comunità, come dire, con dei numeri residuali, ma si tratta ormai di 1,5 milioni di musulmani residenti in Italia, che vivono, lavorano, crescono e che quindi hanno anche un'esigenza relativamente all'aspetto dell'alimentazione di rispettare i progetti religiosi della loro religione di riferimento, che è l'Islam. E in questo senso qui devo dire che le aziende italiane si sono mostrate abbastanza reattive, nel senso che da una parte ci si rende conto che questo aspetto della certificazione halal, quindi di conformità ai precetti religiosi islamici, è un qualche cosa che ha a che fare anche con, come dire, una sensibilità interculturale all'interno della società italiana, in cui sono poi alla fine presenti più componenti, tanto in senso di origini, di nazionalità, quanto in senso di declinazioni religiose differenti. Dall'altra parte però è anche un'occasione di mercato, anche un'occasione di business per le imprese italiane, perché, dicevamo prima, se ci sono 1,5 milioni di musulmani in Italia, è vero anche che ci sono quasi 2 miliardi di musulmani nel mondo, che hanno comunque la necessità che gli alimenti destinati al loro consumo rispettino determinati requisiti. In questo senso, all'Italia, che lavora sotto la sorveglianza della comunità religiosa islamica italiana, come autorità religiosa, la Coreis, ha iniziato a cercare di coniugare nella maniera più armoniosa possibile la dottrina tradizionale relativa all'alimentazione e alla disciplina, come dire, dei cibi, con il contesto industriale contemporaneo occidentale dell'industria agroalimentare italiana. Dal connubio di queste due istanze è nato questo primo disciplinare per i prodotti agroalimentari, in cui sono dettate le linee guida per conseguire questa certificazione, che è una certificazione volontaria di prodotto, che in un certo senso si iscrive appunto fra le altre certificazioni convenzionali già presenti, ma che si differenzia invece soltanto per il fatto di avere una fonte che non è una fonte convenzionale, ma è una fonte religiosa. Infatti si tratta di declinare in questo contesto industriale dei precetti che hanno un'origine o nel Sacro Corano, quindi nella rivelazione, oppure nell'esempio del profeta Muhammad. Ecco, la capacità di tenere insieme queste due polarità e questi due aspetti è un po' l'origine, ecco, di un risultato di un certo successo per le aziende italiane, soprattutto in una prospettiva di internazionalizzazione. I paesi del Golfo piuttosto che il sud-est asiatico sono i principali mercati di destinazione dei prodotti italiani certificati halal, e al tempo stesso forse una maggiore attenzione sarebbe richiesta per la comunità islamica residente in Italia, tanto dalle aziende ma forse soprattutto dalla grande distribuzione, perché sembra un po' di dover constatare una certa prudenza o delle considerazioni più di natura di opportunità sociopolitica piuttosto che di effettivo ricaduta, possibilità di ricaduta commerciale, nel riuscire a proporre in maniera dignitosa anche a livello di layout all'interno dei punti vendita della grande distribuzione italiana di halal corner, quindi di punti dedicati o percorsi dedicati ai prodotti certificati halal. Non si tratta più di una questione di nicchia, si tratta di un'esigenza che riguarda 1,5 milioni di persone. Sono più di 60 aziende italiane che abbiamo certificato halal, una maggioranza relativa e una maggioranza di grandi aziende dell'agroalimentare italiano. Poi c'è un buon numero di media impresa e poi però abbiamo anche un 10-15% delle nostre aziende certificate che sono piccole aziende o anche aziende familiari con 2 dipendenti, 3 dipendenti, eccetera. Quindi dai grandi gruppi dell'agroalimentare italiano, cioè fino al prodotto di nicchia di un'azienda con conduzione familiare.